La provincia di Teramo, con fondi PNR, candida il Delfico, per l'adeguamento, per quanto riguarda, gli spazi della mensa. Partiamo da questo. Sì, il bando è scaduto appunto il 6 settembre con gli uffici unitamente appunto al dirigente Francia, al dirigente Regneri, con la condivisione ovviamente del nostro presidente D'Angelo, e abbiamo fortemente voluto far partecipare alla provincia a questo bando per offrire alle nostre strutture scolastiche, ma dopo una valutazione attenta e ponderata di quelle che potevano essere le strutture più idonee rispetto a quelli che erano i criteri del bando, si è ritenuto di dover candidare appunto il Delfico. Ci sono dei requisiti stringenti. Il Delfico sappiamo essere una struttura estremamente importante per Teramo e provincia, accoglie diversi ragazzi e quindi rispetta quelli che sono i requisiti che il bando imponeva e richiedeva. Tra l'altro faccio rilevare che è un bando che nella sua specificità poteva anche essere oggetto di interesse anche da parte dei comuni, quindi la provincia, siamo primi su tutti, voglio sperare, abbiamo inteso dare seguito a questa nostra iniziativa, quindi sempre un occhio attento da par mio e da parte ovviamente dell'intera provincia ai nostri ragazzi. PNRR che ha 16 milioni comunque, 16 milioni di euro da poter spendere. Sì, 16 milioni 350 mila euro, si tratta di progetti che la provincia ha presentato nel 2022 a valere su misure diverse tra manutenzioni straordinarie e spazi per attività fisica e sportiva. Posso citarne eventualmente alcuni, si tratta ad esempio di due progetti per la realizzazione di palestre ex novo, una a Crocetti di Giulianova e una a Litilevi di Sant'Egidio. Per quanto riguarda i Crocetti, si precisa anche che in questo momento è fermo perché è necessaria una variante di progetto e quindi si è in attesa che venga approvata dall'ufficio di ricostruzione. O anche un altro per citarne è il campo di Nepezzano, sempre in quest'ottica di dare spazio e quella che poi è un'attività, anche se vogliamo, di storica del calcio a Nepezzano, anche il calcio a Nepezzano con questo progetto tornerà ad avere la sua giusta misura e il suo giusto onore. Però stanno rientrando anche i progetti da parte di Invitalia che riguardano 110 milioni che sono dei fondi sisma importantissimi perché ci sono i fondi, i finanziamenti per tutte le scuole, quasi tutte le scuole della provincia. Assolutamente, questa è ha detto bene, più di 100 milioni di lire per le scuole superiori della provincia di Teramo ed è uno stralcio dei finanziamenti destinati appunto all'adeguamento e al miglioramento sismico delle scuole, così come licenziato dalla cabina di regia della struttura commissariale Sisma 2016. E si tratta di circa 12 interventi di significativa importanza per la nostra provincia. Ne cito anche qui alcuni finanziamenti, quali scuole possono eventualmente riguardare. L'IPSIA Zoli di Atri, parliamo di 2 milioni circa e qualcosa. L'Istituto Zoli di Atri, anche ancora di 3.000. Polo Scolastico Illuminati di Atri o ancora il LITI di Giulianova, 15 milioni. O il CURI di Giulianova, più di 12 milioni. O per esempio, dicevo, Milli di Teramo più di 12 milioni. Quindi noi siamo in attesa che appunto vengano restituiti i progetti e a quel punto da Invitalia appunto e in quel momento saremo pronti anche come provincia di iniziare a mettere a terra questa importante progettualità per la nostra provincia di Teramo. Quindi fondi che servono per l'adeguamento e il Sì. miglioramento sismico, questi 100 milioni di euro, quindi sono importantissimi in questo momento. Pensiamo al Delfico, per esempio, alla ristrutturazione, forse all'edificio, uno degli edifici storici più importanti che abbiamo a Teramo. Assolutamente, è chiaro che parlando come si diceva di una somma ingente, la progettualità è determinante e decisiva rispetto a quella che poi può essere una messa a terra funzionale ed efficace per tutta la popolazione scolastica, intendendosi come tale i ragazzi, ovviamente, gli insegnanti, ma chiunque chiaramente ne fruisca. Quindi noi confidiamo che in questi progetti siano racchiuse anche le alte aspettative di tutti i fruitori, quindi soprattutto dei ragazzi. Quindi appena arriveranno questi progetti, ci facciamo trovare pronti.